e possiamo tutti ascoltare, commentare. Summary of Rebecca. Ok, good. Let's start with Rebecca. Rebecca è tosta, molto tosta. Yes. That's why. Central Park for me. It's more difficult and too long for me, Central Park. Ah, yes, of course. Mm-hmm. Rebecca, okay. Summary. Daphne du Maurier's novel, Rebecca, tells of the author's complex relationship with her being bisexual. The situation is reproduced in the complex relationship between the anonymous narrator and his dead rival, Rebecca. The protagonist is a young woman who impulsively marries a handsome widower, Maximilian de Winter, in Monte Carlo. Rebecca was the first wife who died in a boating accident the previous year. The large country house they live in is surrounded by a park called Manderley. The novel begins with the protagonist who dreams of returning to the park entrance. Mrs. De Winter remembers in the staff of her servants, above all, Mrs. Danvers, the sour housekeeper, who always remind her of the great qualities of Rebecca, her first wife. Luckily, the narrator has allies, her husband's sister Beatrice and her husband Gilles, and Frank, who works on the estate. A custom ball is organized in the park, and the protagonist wears a custom identical to that of a painting. When Maxime sees her, she turns pale and screams. The protagonist escapes to her room, and Beatrice joins her and tells her that this was the custom worn by her first wife in her last dance. Mrs. Danvers tried to get her to throw herself out of Rebecca's room window. Mrs. De Winter is saved by cries coming from a boat stranded on the rocks. The wreck of a boat in which Rebecca died is also found, and a bullet hole on her body. She had killed by her husband because she was a manipulator and a cruel woman, perhaps even terminally ill, who had made her husband kill her. A sort of, non so come si lega, eutanasia. Sì, perché è all'inglese, ma in realtà è una parola latina, È greca più che altro, perché... È greca, esatto, sì, Manderley is one of fire, is on fire, and the couple have to leave. The story is picked up by various later authors, and Hitchcock's Oscar-winning film, starring Laurence Olivier and John Fontaine. It's all? Okay, and what about you, Giuliana? Did you like it? Or did you hate it? Because there is no way, huh? Or you like it, or either you like it. Either. I never read this novel, so I cannot judge the novel if I have not read directly, I think. I remember that my mother have read this. Mm-hmm. So I was interested in. Mm-hmm. Well, it was a cult even at that time. Era già un culto allora, no? My mother have spoken about this novel to me, but I have never read the novel directly. Okay. Thank you, Giuliana. Vediamo se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, perché appunto a proposito di pronunce io ve lo farei anche ascoltare, però non prima di aver sentito i vostri commenti in toto. Volevo chiederti solo una cosa. Ho notato una cosa particolare. Sì.
nel punto dove dice The Other Woman, cioè un'altra donna, sì, lì dice Mrs. Danvers constantly brings up, prendere su, cioè tira, è un po' come, lui qui la traduce in un altro modo, ma è un po' come dire tirar su di peso qualcuno, no? Sì, quando sollevare, tu dici a qualcuno... Allora ho visto appunto che il termine che lui usa è effettivamente un po' come quello che noi diciamo, non forse in una forma perfettamente italiana, ma più dialettale, tirar su di peso qualcuno. E questo è in effetti quello che il tipo qui scrive in lingua inglese, che credo certo, sia una lingua molto, cioè un termine molto corretto, sì, non dialettale come il nostro. No, chiaro, sì. Ma molte forme idiomatiche inglesi, se voi le confrontate, adesso che abbiamo preso questa abitudine di leggere, tradurre, analizzare il testo, sì, vedrete che assomigliano molto più alle nostre forme familiari, ai nostri dialetti, che non alla vera lingua dell'inglese. È vero. Questo perché... Sì? E l'altro termine è quello che poi... Giuliana ha tradotto correttamente, come dice, però lei lo ha evidenziato con il termine greco, quindi eutanasia, vero? Mentre loro scrivono come dice, una morte più dolce, insomma, più lo scrive in modo diverso, perché mercy killing non è esattamente eutanasia. No, lei era una malata terminale. Sì, no, ma io sto parlando soltanto del termine, no? La traduzione che dà il testo... Mercy killing è una traduzione diversa. Giustamente, Giuliana ha detto, ha parlato di eutanasia, perché anche il testo poi lo traduce così. Eutanasia. Esatto. Sì, certo. Eutanasia è un termine greco che è comunque anche un termine inglese. Sì. Ma la traduzione effettiva di questo è una morte più dolce, ecco. Sì, una morte più dolce rispetto a quella che eventualmente le sarebbe toccata. La lunga malattia, eccetera. No, esatto. Ho analizzato queste due cose che mi sono rimaste impresso e quindi ho seguito anche bene quello che diceva Giuliana sulla cosa, proprio per questi termini. Avevo preparato qualcosa anch'io, te lo manderò la prossima, per il prossimo lunedì, quello di Rebecca, ma ti garantisco che io me lo sono letto, me lo sono riletto, io ho preso gli appunti, ma in effetti questo qui è un po' più tosto di tutto il resto dei testi che troviamo, anche perché ci sono dei termini che io non ho mai usato e mai sentito, insomma. Certo, era anche un inglese di un'altra epoca, quindi non è proprio l'inglese global che utilizziamo noi oggi, di sicuro un po' di difficoltà viene anche da quello. Però diciamo che questo qui rappresenta un ottimo esercizio da e verso la traduzione, perché ovviamente intanto ci vede coinvolti in una trama, no? E noi siamo lì che vogliamo sapere, ma l'avrà veramente uccisa perché o c'era dell'altro, no? Avevo perché visto poi il film con Hitchcock esatto. E mi è tornato in mente. Ah, scusa, solo un'altra precisazione. Quando all'inizio, per esempio, parla di Daphne du Maurier, oppure sì, parla della signora De Winter. De Winters. Il du Maurier è scritto in minuscolo, ma è corretto, perché in inglese lo si scrive in minuscolo, perché noi lo scriviamo maiuscolo in italiano. Sì, no, in inglese si scrive minuscolo, certo, anche se il cognome parrebbe di origine francese, a dire la verità. Sì, Maurier, sì, sarebbe. De Winter, no, De Winter... No, De Winters sembrerebbe più olandese. Esatto. Però va bene, nell'inglese voi sapete che sono confluite almeno 7-8 lingue, almeno. No, ma era la precisazione della lettera maiuscola minuscola, è perché è tutto lì.
Sì, sì, certo, certo. Bene, sono contenta. Grazie. Che vi appassioni, che vi coinvolga. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa su Rebecca, perché io ve lo farei ascoltare e potremmo giustamente prendere ad esempio quei paragrafi che sono già stati tradotti in italiano, quindi una traduzione effettiva, efficace questa. Doris, tu vuoi dirci qualcosa su Rebecca? No, io anch'io, innanzitutto ringrazio Walter che ha mandato la fotocopia, almeno io non avevo Central Park, l'altra l'avevo, quindi lo ringrazio. Io le ho lette entrambe 2 o 3 volte proprio perché sì, sono state una lettura un po' impegnative. E per ora mi sono limitata a leggerle e a tradurle. Sì, anch'io ho notato qualcosa così nei termini come l'inglese. Certo. Ecco, a me era saltato all'occhio questo housekeeper, la governante. Lì tradotto sì. Come domestica, però è proprio più una governante, anche se mi viene in mente quando un paio d'anni fa ho fatto l'ultima vacanza a Malta, e lì proprio la cameriera, ricordo che passava per i corridoi e tu eri in camera e sentivi housekeeper. Lì lo usavano moltissimo, esatto. Questo termine. O lei che tiene la casa, no? Ecco, sì, in altri posti non ho sentito, invece lì lo usavano. Mm-hmm. Beh, poi sì, è vero che la lingua inglese, cioè, non so, viene in mente anche qual era quel testo di Shakespeare dove lui, The Tempest, più che, cioè la traduceva come Tempest alla latina, la tempesta. Sì, certo. Niente, io mi sono anch'io così, l'ho letto e ho cercato di tradurre, ci ho ragionato su un po'. Bene, adesso lo rielaboriamo un attimino. Sì. Va bene, grazie Doris. Non so se qualcun altro vuole aggiungere ancora qualcosa prima di passare all'ascolto. Scusi, io volevo sapere da che lettura vi state, qual è la lettura che c'è? La lettura è Rebecca. Rebecca. Ed è riferita al mese di novembre dello Speak Up. Rebecca? Sì, novembre. Grazie. E questo ve l'avevamo mandato con delle fotografie anche, d'accordo? Non ce l'ho, grazie, fa niente. Non ce l'hai? No. Ma non hai dato la mail? Non ti ho mandato io la copia per mail? No. Walter, non ti preoccupare, glielo giro. Okay. Sicuramente è stato mandato, però non ti preoccupare. Ok, va bene. Grazie mille a tutti. Ok, bene, bene. Allora, Rossana, Santina, cosa mi dite di questa Rebecca? Did you like it? I just came today because I wasn't present at the lesson last week because I had some problem. Then it's the first time that I hear about this text. I remember something, then I read it when I was a young girl, but yes, very long time ago, and now I will surely enjoy this this work about this text, Rebecca. Mm-hmm. Molto bene. Allora, se siete d'accordo, possiamo incominciare ad ascoltarlo e poi prenderemo in esame proprio quei brani che, come vi dicevo, sono già stati tradotti. Così vediamo bene quello che ci colpisce anche dal punto di vista emotivo, perché questo è un thriller, ma più che altro è anche un thriller psicologico. È questa la cosa che ci tiene avvinti. Così, a me era piaciuta l'idea perché l'ho trovato, nonostante sia un testo datato, molto molto attuale, e quindi ve lo ripropongo. Allora, chi ha lo Speak Up di novembre,
siamo a pagina 52. Adesso comunque Fiorella lo potrà trovare già nella mail. Comunque ha ragione, non l'avevo inserita io. Grazie. Ok, grazie mille, Evelina. Allora, noi siamo al CD numero 16. Ecco. Some classic fiction next. Rebecca by Daphne du Maurier, first published in 1938. Although publicized at the time as a gothic romance, Rebecca, the best-selling novel by Daphne du Maurier, is a melodramatic story of unhealthy relationships in which married women feel isolated and inadequate in their roles. Du Maurier was bisexual and spoke of feeling trapped in a woman's body. This is explored in her book in the relationship between its two female characters, the anonymous narrator and her deceased rival, Rebecca. The narrator and protagonist is a timid young woman who impulsively marries Maximilian de Winter, a handsome and wealthy older widower who she meets on holiday in Monte Carlo. The Rebecca of the title is Maxim's first wife, who died in a boating accident the year before. Her presence, however, is still very much felt, as the new Mrs. de Winter discovers upon arriving at her new home on the Cornish coast, a grand country house with a wild and wonderful garden called Manderley. The book begins with a well-known opening sentence, thanks in part to Alfred Hitchcock's 1940 film of the novel. Last night, I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while I could not enter, for the way was barred to me. There was a padlock and chain upon the gate. This dreamed opening places us at the end of the novel, where Mr. and Mrs. de Winter are in exile, and she recalls the events of the recent past. She remembers meeting the staff at Manderley for the first time, especially the sour housekeeper, Mrs. Danvers. Someone advanced from the sea of faces. Somebody tall and gaunt, dressed in deep black, whose prominent cheekbones and great hollow eyes gave her a skull's face, parchment white, set on a skeleton's frame. When she took my hand, hers was limp and heavy, deathly cold, and it lay in mine like a lifeless thing. Mrs. Danvers constantly brings up Rebecca in a way that makes the second Mrs. de Winter feel like an intruder in a house that is the manifestation of Rebecca's feminine virtues. Rebecca's initials are on the house stationery and embroidered on handkerchiefs. Even Rebecca's beautiful room, overlooking the sea, has been preserved exactly as she left it. I was sitting in Rebecca's chair. I was leaning against Rebecca's cushion, and the dog had come to me and laid his head upon my knee, because that had been his custom, and he remembered, in the past, she had given sugar to him there. Fortunately, the narrator has allies. Maxim's sister Beatrice and her husband Giles and Frank, who works on the estate, are all kind to her. With their encouragement, she decides to have a costume ball at Manderley. Maxim agrees, and even Mrs. Danvers seems enthusiastic, suggesting that the protagonist wear a copy of a beautiful dress from a painting. The night of the ball comes, and the narrator appears at the top of the stairs wearing the dress. But her excitement fades when she sees the look of horror on Maxim's face. Maxim had not moved. He stared up at me, his glass in his hand. There was no colour in his face. It was ashen white. I hesitated, 1 foot already on the stairs.
something was wrong. They had not understood. Why was Maxim looking like that? Maxim shouts at his wife, who runs to her room. Beatrice finds her there and tells her that Rebecca wore the same dress in her last costume ball. Humiliated, the protagonist is obsessively drawn to Rebecca's room again, where Mrs. Danvers tries to convince her to jump from the window. The pain would be sharp and sudden, as she said. The fall would break my neck. It would not be slow like drowning. It would soon be over, and Maxim did not love me. Maxim wanted to be alone again. With Rebecca. Go on, whispered Mrs. Danvers. Go on, don't be afraid. Mrs. De Winter is saved by the sound of shouting nearby. A ship has run ashore and has become stuck there. While everyone on board is saved, its recovery reveals the wreck of Rebecca's sailing boat, with her decomposed body locked inside it. A body with a bullet hole in it. This revelation leads to a confession from Maxim. He murdered his wife because of her cruelty towards him. Rebecca, he says, was a smooth operator who fooled everyone. Mrs. De Winter's shock is accompanied by joy. Maxim loves her after all. And fortunately for Maxim, it also emerges that Rebecca had a terminal illness and probably manipulated Maxim into a mercy killing. One last tragedy occurs, however, when Manderley goes up in flames, driving the couple into exile. It is a disturbing ending, especially by today's standards. Subsequent authors have been fascinated by the character of Rebecca and her unorthodox ways. Susan Hill wrote a sequel called Mrs. De Winter in 1993, followed by Sally Bowman's Rebecca's Tale in 2001. Rebecca has been adapted many times for stage and screen, including a 1939 play by Du Maurier herself, and Hitchcock's Oscar-winning film starring Laurence Olivier and Joan Fontaine. Eccoci, questo. Questa è la nostra Rebecca. Molto bene. Allora, se vogliamo cominciare a leggere le parti, cominciamo pure dalle parti, quelle che sono già state tradotte. Quindi il primo è quel paragrafino che sta nella prima colonna. Last night I dreamt. Who's going to read? Chi vuole leggere? Last night I dreamt I went to Medley again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while I could not enter, for the way was barred to me. There was a padlock in chain upon to the gate. Diciamo che è più semplice la questo sono più semplici da tradurre questi rispetto al testo scritto nelle spiegazioni. Tra l'altro ho notato che anche il lettore, cioè la persona che legge questo sul disco, inciso sul disco, legge più in fretta rispetto a tutti gli altri testi che ho sentito da lui nei vari spiccanti. Questo è per dare probabilmente una certa, no? Una certa emozione in più, ecco, per avvolgerti ancora di più. Per esempio, possiamo anche prendere ad esempio la traduzione che è già stata fatta, no? E vediamo se c'è qualche dubbio o se c'è qualche cosa invece da evidenziare. Cosa dice qui? La notte scorsa
La notte scorsa io ho sognato che ritornavo, I went to Mendeley again, cioè andavo, tornavo appunto a sì, Mendeley. Andavo di nuovo a Mendeley. Vedevo. Questo to seem vuol dire sembrare, apparire. E allora qua dice, perché ovviamente. Esso sembrava, mi sembrava che diventa un da quel che ricordo, vedete, che è stata un po' rimaneggiata la traduzione. Mi sembrava che io ero di fronte al cancello, stand stood vuol dire stare in piedi, quindi semplicemente... Stavo in piedi di fronte al cancello... E to lead vuol dire condurre, quindi che questo cancello conduce al viale, porta al viale d'ingresso e lo utilizza come se stesse lì e non a piedi, ma come se stesse guidando, perché parla esattamente di driver, no? Esattamente, okay. Molto bene, sì. E poi cosa dice, tra l'altro? And for a while, per un attimo. Lo dice all'inizio. Esatto. Cosa strana, perché in inglese non si cominciano mai le frasi con degli avverbi, no? Si comincia sempre la frase col soggetto, quindi vabbè, comunque. Non potevo entrare perché è un simple past, quindi non riuscivo ad entrare perché la via era sbarrata e mi era sbarrata a me, esatto, la strada era sbarrata, dunque lì c'era un padlock, cos'è, il lucchetto, sì, c'era un lucchetto ed una catena che chiudeva upon the gate, quindi chiudeva l'entrata, diciamo, che chiudeva il cancello. Va bene, allora i verbi sono questi qui, anche se vabbè sono tutti più o meno all'imperfetto, passato remoto, eccetera. To dream, dreamt, che è sognare. To go, went gone. To see, verbo regolare, sembrare, apparire. To stand, stood, stare all'impiedi. To lead, led, la parola leader, no? Condurre, ok? E poi, va bene. Drive non è il verbo, ma è il è usato come avverbio, drive, giusto? Qui come sostantivo, sì, certo. To drive, vabbè, drove, driven, guidare, ok? Poi c'è enter, che è qui nella forma di poter entrare. Sì, che è un verbo regolare in questo caso. Portoghese, barred, che è... Anche questo è un verbo regolare, ok. Was è sempre un verbo regolare. No. Un verbo essere al simple essere. Past. Sì. E poi c'è could. Could è un verbo modale. Sì. Tra quelli potere, volere, dovere, e questa volta è all'imperfetto. Non potevo, non riuscivo. Ok, va bene. Allora, il primo paragrafo c'è. Dopodiché passiamo al secondo, che è nella seconda pagina. Someone advanced from the sea. Qualcun altro vuole leggere? Coraggio? Leggo io, Doris. Allora, yes, please. Someone advanced from the sea of face. Somebody tall and gaunt, dressed in deep black, whose prominent cheekbones and great hollow eyes gave her a skull's face, parchment white, set on a skeleton's frame.
Frame o frame? Frame. Frame. When she took me and hers was limp and heavy, deathly cold, and it lay in mine like a lifeless thing. Mm. Allora, da quel mare divisi, uno avanzò. Una persona alta e ossuta, vestita con un abito nero, per cui, no, i cui zigomi prominenti, sì. I cui zigomi erano prominenti e grandi, and great. No, no, e gli occhi infossati. Quindi ovviamente se gli occhi erano infossati era perché gli zigomi sporgevano di più rispetto agli occhi, no? Ok. Vuoti, occhi vuoti, le davano una faccia da teschio, insomma. Che sembravano quelli di un teschio. Teschio. Ok. Bianco. Qui dice sì. Come la carta pecora, parchimante, come la parchimante, set on, posti su, ecco, anche qui sarebbe come letteralmente un telaio di scheletro. Sì, posto su uno scheletro. Su uno scheletro, sì, quindi. Sì, sì. Sì. Mm. Quando ella toccò le mie mani, cioè la mia mano, la mia mano era floscia e pesante. Fredda come la morte, e essa giaceva nella mia come qualcosa di inanimato. Esatto, sì. Inanimato, sì. Molto bene. E vabbè. Verbi, considerazioni nuove, parole nuove. Allora advance è regolare. Sì. Somebody told. Dressed anche quello, regolare. Poi abbiamo questo whose, questo qui è un complemento di specificazione. Whose prominent check. Sì. Cui zigomi insomma prominenti, sì. Vuoti. Give, verbo dare. Give. Sì. Al simple past. Ok. Past. Sì. Parchment, allora, white. Post, quel set sarebbe sit. Set è un verbo, sì, set. Porre, mettere vuol dire. Porre, mettere, sì. Questo c'è addirittura nel vostro libro base, questo verbo alla fine dei verbi. Vabbè, c'è anche questo dei verbi irregolari, sapete che alla fine dei libri, cioè di qualsiasi libro di inglese, ci sono tutti i verbi irregolari, e c'è anche questo qua, ok? E c'è questo took me. Took, vabbè, prendere, semplicemente to take, to taken, ok? Was, vabbè, verbo essere, and content. Guardate che qua, per evitare di usare una similitudine, utilizza un avverbio, deathly, mortalmente. Mortalmente. Quindi? Si intravede già la linea di sintesi, che l'inglese è una lingua di sintesi. Vedete come tante cose, anche in questo stesso testo, per esempio, rarissimamente si trovano i pronomi relativi. Quindi era già a un buon livello, questo un buon livello avanzato di modernità, questo inglese qui. E poi c'è lei, che sarebbe il verbo lie. Lei. Lane.
E vuol dire giacere, giustamente. E qui l'ha un po', come dire, aromatizzato un po' e l'ha chiamato si appoggiò. Sì, questo. Sì, in effetti però ci sta anche un giaceva. Sì, può starci tranquillamente molto, anche sì. Quello. Bene, molto in bene. In nella mia, vabbè, e quello è pronome possessivo. Pronome, esattamente, sì. Possessivo, ok. Bene, andiamo avanti. Grazie, Doris. Siamo a I was sitting in Rebecca's chair. E qui è Rebecca stessa. Rebecca è la nuova signora De Winters che parla, no? Allora, chi vuole? Allora, posso leggere? Yes, Rossana. Yes. Mm-hmm. I was sitting in Rebecca's chair. I was leaning against Rebecca's cushion. And the dog had come to me and laid his head upon my knee because that had been his custom. And they remembered in the past she had given sugar to him there. Mm-hmm. Allora, io ero seduta sulla sedia di Rebecca. Sulla poltrona, io, sì, di Rebecca. Sulla poltrona di Rebecca. Io ero appoggiata al cuscino di Rebecca e il cane era venuto da me e aveva appoggiato la sua testa sul mio ginocchio perché era stata sua abitudine e ricordava nel passato che essa gli aveva dato lo zucchero là. In quella, esattamente in quella situazione, in quella posizione. In quella posizione. Ok. Allora, bene. I was sitting, è un past continuous. Sì, stavo seduta. Stavo seduta. Ero, was leaning, anche questo è un altro past continuous. Sì. E... E qui veramente vuol dire appoggiare, ed ero appoggiandomi sarebbe, sì, stavo appoggiata. Stavo appoggiata al cuscino di Rebecca, giusto? Sì. E il cane, vabbè, il cane è un passato anche questo. È un trapassato questo, perché lì c'è un past continuous, quindi concordanza era venuto, tra i verbi. Era venuto da me, un trapassato. E aveva anche in questo caso è appoggiato il verbo, però è al significato di appoggiato anche questo, la sua testa sul mio ginocchio, perché non capisco bene perché c'è questo Z dopo perché era stata sua abitudine sì, perché quella era stata la sua abitudine. Quella inteso in quel diciamo caso. Che diventa il soggetto di quella frase lì, il quella. Sì, che quella era stata la sua abitudine. E remembered, vabbè, had been un altro passato, e remembered un altro passato, ricordava nel passato che lei le aveva dato dello zucchero là in quella situazione, insomma. E in quindi il cane tendeva a ripetere anche se non era più la stessa padroncina, diciamo così, no? Quindi ripeteva l'azione. Ok, allora, verbi, vabbè, tu sì. Un'altra donna. Beh, tu sì, sit. Sì. Giusto? Sì. Vabbè, il verbo essere è il solito. To learning, immagino to che lean. Sia regolare? Sì. Lean? Sì. To lean è regolare e poi vediamo come, to come, came, come.
to lay the lay the, non so se è regolare o no. È regolare. To lay è irregolare. Lay, led. Ecco, non mi ricordavo se era regolare o no. Vabbè, il verbo essere, il verbo avere, che sono i soliti. Remember è regolare. E to give, gave, given è un altro verbo irregolare, dare. Ok, benissimo. Poi andiamo nell'altra colonna, l'ultimo paio di righe. The pain would be sharp. C'è qualcun altro che vuole andare avanti a leggere? Coraggio, leggere, tradurre. Ce n'è una prima, forse? Ce n'è una prima. Maxim had not moved. Ah, sì, sì, giusto. Maxim had not moved. Esatto, sì. Ok. Quindi con un altro trapassato. La vuoi fare tu questa, Giuliana? Maxim had not moved. He stared up at me, his glass in his hand. There was no color in his face. It was ashen white. I hesitated. One foot already on the stairs. Something was wrong. They had not understood. Why was Maxim looking like that? Maxim non si era mosso. Stava, I stared up at me. Stava in piedi guardandomi verso di me. Sì. In his hand, con il bicchiere nella mano, nella sua mano. There was no color. Non c'era colorito sul suo viso. It was ashen. Cosa vuol dire ashen? Sì, è come dice qua, pallido, bianco come il latte, ecco. Ah, ashen. Pallido con un riflesso verso il colore del latte. Io esitavo, one foot already, con un piede già sulle scale. Qualcosa era andato storto. Non avevano capito. Perché Maxim looking like, cioè somigliava, aveva, si comportava in quel modo, looking, dava impressione, insomma. Aveva quello sguardo così allucinato, no? Allora, not move, verbo to move, azione anteriore rispetto a una pure passata, non si era mosso. Stava in piedi, to stare, stared, mi sembra che sia regolare. Poi was il verbo to be, e quindi il verbo per forza irregolare. It was ancora il verbo essere. I hesitated, verbo to hesitate, past tense, regolare. Sì. One foot already on the stairs, niente di particolare. Something was wrong, era sbagliato. Something, pronome indefinito. Something was wrong. Sì. Bad, not understood, non avevano capito. To understand, understood. Why was, perché in forma interrogativa, why was Maxim, con inversione del soggetto, aveva quello sguardo, quindi participio presente, like that, quindi un comparativo, stava così. Sì, aveva, sarebbe, aveva uno sguardo come quello. Oh, quello, sì. Ok, va bene. Poi abbiamo appunto quelle due famose ultime righe. The pain would be sharp. Qualcuno che voglia concludere? Coraggio. Nessun altro? Santina, concludo io. Yes, please, Santina, go on. The pain would be sharp and sudden, as she said. The fall would break my neck. I felt slow, like drowning. It would soon be over, and Maxim did not love me. Maxim wanted to be alone again with Rebecca. Go on, whispered Mrs. Danvers. Go on, don't be afraid. Il dolore sarebbe stato acuto e improvviso, come disse. La vita avrebbe
alzato il collo. Sarebbe stata una cosa lenta, come quando si annega. E sarebbe terminato tutto presto, tutto avrebbe avuto una conclusione veloce. Mm-hmm. E Maxime non mi amava. Maxime voleva essere nuovamente solo con Rebecca. Sussurrò e Mrs. Danvers, forza, non aver paura. Quindi, mm-hmm, potremmo dire, the pain would be sharp. Would be sharp. Mm. Però questo qui è un futuro nel passato e voi sapete che viene tradotto, no? Sì. Sarebbe stato in italiano, no? Perché si prefigura l'azione, quindi dice il dolore, sì, sarebbe stato acuto e improvviso. Come aveva detto lei, ok? Said. Mm-hmm. Fall uguale, the fall would break my neck, sarebbe semplicemente una breve, quindi avrebbe rotto il mio collo. Sì. I would not be slow, non sarebbe andata lentamente, come like, come se stessi annegando. Mm-hmm. We over. Sì. È sempre questa ripetizione del would, praticamente, no? Sì. Sì, sono tutti future in the past, no? Esatto. Mm-hmm. E poi torna all'imperfetto di don't love me, non mi amava, va bene. You want to be alone, to wish, to want. He wanted, di nuovo una cosa nel passato, voleva essere solo con Rebecca. Ecco, go on, questo è una forma quasi di imperativo, ma un imperativo. Questo è un imperativo, anche se la situazione è tragica, perché c'è questa governante che spinge, sì, la spinge proprio con questo tono molto così, no? Subdolo. Sì. Mm? Ecco, però in realtà è proprio un imperativo. A non avere paura, insomma. Mm-hmm. Quindi ci sono molti wood, ecco questo futuro un po' particolare. Esatto, e poi anche l'ultimo, anche quello è un imperativo anche lui, don't be afraid, non avere paura. Va bene, allora... Io vi lascio con questo, magari chissà durante l'estate vi viene in mente di rileggerlo questo, non si sa mai. A proposito di estate, perché io penso sempre che sia sempre bene prevenire anziché curare, io vi avevo forse parlato nel passato di questi libricini, ora ve ne mostro alcuni, ma tanto sono uguali, sono in ogni numero dello Speak Up, per esempio questi, che sono degli exercise book, è un esercizio allegato ad ogni pubblicazione. Allora, noi in totale in questo ciclo abbiamo utilizzato, credo io, 7 numeri di Speak Up, poi ci sarà anche quello di giugno, quindi vabbè, diciamo in totale 8 numeri. Allora, per l'estate, se volete, potete dedicarvi a quello, sono degli esercizi molto efficaci, a mio avviso, anche brevi, di breve durata, così non avete modo di stufarvi, perché giustamente durante l'estate uno magari si vuole anche divertire, no? E il vantaggio di tutto questo è che avete semplicemente la risposta immediata lì, se è giusto o sbagliato, e quindi magari vi potete dilettare un po' con questi 8 esercizi che sono allegati allo Speak Up. Poi magari prima che si concluda il nostro ciclo, io vi mando comunque le fotografie di quelli che a mio avviso sono quelli più incisivi, che più servono anche e soprattutto dal punto di vista grammaticale, perché ovviamente noi facendo conversazione ogni tanto la grammatica la dobbiamo anche un po' riprendere.
E va bene, questo è quanto. Ok. Adesso io vorrei, visto che, viva Dio, piano piano stanno tutti parlando di passaporto di passaporto vaccinale, vorrei riprendere un po' i nostri giri. Al momento sono soltanto virtuali, però poi, quando finalmente saremo liberi, magari potremo dedicarci anche a qualche bel viaggetto. Allora, se non sbaglio, io vi avevo mandato anche le fotografie di questo brano molto utile, che ho trovato molto utile e molto interessante, sui parchi di Londra. Ok? Niente, io ve lo farei prima ascoltare, in modo che poi voi possiate già ognuno scegliere il proprio parco da leggere, tradurre, commentare. I parchi sono, ne abbiamo una quantità, sono credo 4, sono 7 parchi, ok? Ma quindi, quale spiccap è? È quello sempre del mese di maggio. E allora non ce l'ho. Allora, mi sembra di avervelo mandato, però vediamo. Io Central Park e basta, che era però su... Sì. Se volete possiamo provare, possiamo parlare prima di Central Park e poi dei parchi di Londra, come preferite. Però fatemi controllare se ve l'ho mandato, perché ve lo posso al limite. Vediamo. Si intitola London Parks ed è quello del mese di maggio. È il 22 del mese di maggio. Pagina 22, sì. Sto guardando se... Allora, io ho mandato, era insieme a Rebecca, le ho mandate queste, però ve le rimando, non c'è problema. Allora, vi rimando tutto il plico. Lo rimando a Evelina, ok? Così se avete volete, anche... faccio la... bravo, grazie okay. Walter. Anche perché c'è tanti, sono tante foto. Ah, sì. Iscritto c'è, non c'è moltissimo, sono tante foto. Esatto. E tante spiegazioni per ogni tipo di foto. Ma sì, dai, sì. Vi faccio dopo... Dopo vi faccio lo scanner e ve lo grazie, vedo. Grazie. Allora, intanto io le ho mandate comunque anche a Evelina, però visto che abbiamo ancora qualche minutino, magari lo ascoltiamo, così cominciamo a farci l'orecchio, ed è il numero 9. Eccolo qua. Maura, però se, visto che lo scan di Walter funziona bene, nel senso che le foto si vedono molto nitide, a questo punto io aspetto il file suo. Sì, sì, certo, come volete. Sì, sì. Maura? Sì, sì. Allora, ascoltiamo questo, vediamo un po'. 9. Questo è un upper intermediate, è molto più facile di Rebecca, questo qua, molto più alla nostra portata. Allora. Next up, Bond villains. The baddies and no, Bond. No. Accidenti, questo qui era quello di Rebecca. Allora, questo di maggio, eccolo qua. And now, London's parks. London is famous for its museums, historic architecture, theatres and nightlife, but is also home to some very special parks. The British capital has more than 1,000 green spaces, including notable public parks and commons. While some are well known, others are quiet, secret places. Described as the green lungs of London, parks help to reduce pollution.
They also make it easy to forget that you are in the heart of a noisy, fast-moving city of more than 9.3 million people. Parks provide clean air and natural beauty, a relaxing escape from the pressures of modern urban life. London is not the greenest city in the world. That honour goes to Moscow, which is 54% green space. But its parks are distinctive and varied in size and character. In 1845, Victoria Park in East London opened as the city's first public park. Battersea, Finsbury and Suffolk parks opened soon after, bringing the opportunity for fresh air and green open space to an increasingly urban population. Other parks and gardens have been created with specific aims, such as enhancing well-being, for medicinal purposes, entertainment, or for holding exhibitions. By contrast, London's commons, of which there are more than 100 spread across the city, are much older. Many date back to the 11th century and were once used for common grazing of farm animals. As London's population grew, private landowners enclosed formerly open land. Fortunately, some of the city's common lands were protected by successful campaigns that ensured famous green areas such as Hampstead Heath, Wimbledon Common, and Clapham Common were kept open to subsequent generations of Londoners. Parks, of course, are much more than just open spaces filled with grass and trees. They are places for relaxation, activity and entertainment, to observe nature, meditate or to meet friends. One week, a park could be a venue for a music or food festival, the next for a park run event or a pop-up art exhibition. Popular in all weathers, London's parks have been particularly important to support city residents' physical and mental health during the COVID crisis restrictions. Many people have relied on London's parks for much-needed exercise and escape, and of course, because they are free of charge to use. Ecco, molto bene. Allora, questo, se ce la fate, magari gli date un'occhiata per lunedì. E così poi, terminati i parchi di Londra, esaminiamo anche Central Park di New York. Così diamo il via alla nostra stagione turistica. Allora io vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto l'ultimo.